Dopo aver esaminato l'interfaccia, passiamo ora ad elaborare un'immagine. Questo pulsante ci consente di disattivare la visualizzazione del file system, in quanto una volta scelta la nostra cartella non abbiamo più necessità di questa funzionalità. Possiamo quindi occupare quello spazio per vedere più immagini. A questo punto scegliamo un'immagine, per esempio questa, però se volessimo dare una rapida scorsa a tutte quante ci viene in aiuto questo tool, lo Start Quick Check Tool, che possiamo definire visualizzazione rapida, ci permette di scorrere velocemente le nostre immagini al 50% della loro dimensione, anche full screen, ci permette di mettere i famosi segni di spunta, di andare avanti, di, se necessario, tornare indietro. Insomma, di esaminare le nostre foto per uno sguardo veloce, per decidere quali eventualmente elaborare. Premendo Esc si esce dallo schermo pieno, premendo il pulsante OK, torniamo alla nostra schermata di visualizzazione di tutte le anteprime. A questo punto selezioniamo la foto che vogliamo elaborare. Clicchiamo sul pulsante Edit Image Window che ci fa entrare nella modalità di elaborazione della foto. All'inizio la foto appare un po', come dire, sgranata, poi si perfeziona. Questo dipende dalla velocità del vostro PC. Se avete un PC lento dovrete aspettare alcuni secondi di più, altrimenti l'operazione è abbastanza veloce. Siamo quindi nella finestra di elaborazione, abbiamo qui l'anteprima, cioè abbiamo la foto così com'è ora, così come è stata registrata in RAW dalla nostra macchina fotografica. Abbiamo qui dei pulsanti, uno che ci permette di tornare indietro, e quindi torniamo subito alla nostra finestra di elaborazione, uno che permette di vedere le miniature qualora avessimo selezionato più di un'immagine. Uno che ci permette di attivare o disattivare la palette degli strumenti. Noi naturalmente la lasciamo attivata. Un altro permette di creare una griglia. E poi abbiamo strumenti di visualizzazione al 200%, al 100% di grandezza, al 50%, oppure di ricondurre tutto alle dimensioni della finestra. Questi bottoni ora sono disattivati perché abbiamo selezionato una sola immagine, ma servono qualora ne avessimo selezionate più di una, servono per visualizzarle una dietro l'altra. Questi per ruotare l'immagine, nel nostro caso non serve, e questo è il processo batch che vediamo alla fine. Qualora avessimo selezionato più foto e decidessimo di svilupparle, di salvarle su disco, sviluppate tutte assieme, questo pulsante batch ci torna utile. Ora andiamo a fare l'elaborazione. La prima cosa che notiamo, ad esempio, è che questi bordi che confinano con il cielo molto luminoso potrebbero avere delle aberrazioni cromatiche. E allora, come vedete, la palette è composta di un tab RAW, e è quello più importante, un tab RGB che dobbiamo utilizzarlo solamente in casi estremi. La cosa migliore è non utilizzarlo affatto quando operiamo con le immagini RAW. Perché? Perché le immagini RAW hanno già dentro di sé alcune regolazioni che non ci fanno perdere nessuna qualità dell'immagine. Mentre se operiamo con la palette RGB, invece qualche piccola perdita di qualità ci può essere, quindi è meglio farne a meno. Poi abbiamo l'ultimo tab che comprende la riduzione del rumore, che nel nostro caso non è necessario perché l'immagine è scattata ad una sensibilità piuttosto bassa, non c'è rumore e quindi possiamo benissimo lasciarle disattivate, più la correzione delle aberrazioni cromatiche, e questa ora la utilizzeremo. Se andiamo per sapere con quale sensibilità è stata scattata la macchina, per avere altre informazioni possiamo andare su File, Info, ci appare questa finestra con tutti i dati relativi allo scatto, il tipo di macchina, il numero del file, il firmware, qual è la versione, la data e l'ora dello scatto, il modo di scatto, in questo caso a priorità di apertura. Il diaframma è 8, un ottantesimo
è il tempo di scatto, il sistema di esposizione è quello valutativo, nessuna compensazione dell'esposizione a 100 ISO. Questo è il motivo per cui non abbiamo bisogno di ridurre il rumore, perché a 100 ISO siamo virtualmente senza rumore. Poi abbiamo l'obiettivo, la focale, in questo caso siamo a 17 mm, trattandosi di una full frame, cioè di una macchina a formato pieno, siamo in posizione ultra grandangolare e questo può spiegare anche alcuni piccoli difetti dell'immagine. La trovo che pende un pochino troppo a destra e vediamo se c'è un po' di aberrazione cromatica che spesso nelle focali molto corte è presente. In questo caso già la possiamo vedere qui. Abbiamo un po' di aberrazione e la vediamo anche qua e la vediamo benissimo qui. Andiamo ad eliminarla cliccando sul tab NR, Lens Halo, Tune, ci appare questa finestra. Clicchiamo sul punto incriminato, uno dei punti dove si vede meglio l'aberrazione cromatica, per esempio questo, dove si vede molto bene. A questo punto troviamo già settato l'eliminazione della vignettatura, perché è già in macchina questa impostazione attiva e quindi ce la ritroviamo anche nel RAW e lasciamola attiva. Potremmo cliccare sulla distorsione, ma non lo ritengo necessario perché mi sembra che la distorsione sia abbastanza ben contenuta. Clicchiamo invece su, mettiamo un segno di spunta qui su aberrazione cromatica e vediamo che l'aberrazione cromatica sparisce perfettamente. Non la troviamo più neanche negli altri punti. Diamo un veloce sguardo, per scrupolo guardiamo anche in altri punti. La troviamo perfettamente eliminata. L'aberrazione cromatica è molto facile da eliminare. A questo punto possiamo già dare ok e possiamo uscire. A questo punto Digital Photo Professional elabora e come possiamo vedere l'aberrazione cromatica è sparita. Tenete presente che stiamo guardando un'immagine al 200% per evidenziare i difetti. Se la mettiamo al 100% non si vede più nulla, già non si vede nulla al 200%, figuriamoci alla visualizzazione normale, che è quella massima per avere un'immagine di alta qualità. Un altro difetto che possiamo trovare, possiamo correggere volendo la distorsione, però io la lascerei così com'è, e invece correggerei riducendo l'immagine alle dimensioni dello schermo. Vedo che l'immagine pende un po' verso destra, quindi possiamo, usando il tool dell'aggiustamento dell'angolo, mettiamola full screen, anzi riduciamo la full screen così, vediamo che possiamo benissimo correggerlo. Per esempio possiamo visualizzare una griglia. A questo punto, mettendo il cursore qua, vedete, possiamo raddrizzarla in modo da ottenere un'immagine più adeguata.